Un'opera strategica attesa da quasi 40 anni. Questa mattina presso la sede della provincia di Chieti è stato infatti firmato il verbale di consegna all'impresa esecutrice De Sanctis dei lavori riguardanti la costruzione dell'ultimo tratto della variante alla strada statale 652 Fondo Valle Sangro tra i territori comunali di Gamberale e Quadri. Il tratto che sarà realizzato si sviluppa per 5 km e 300 metri prevalentemente sulla sponda sinistra del fiume Sangro e comprenderà una galleria lunga 2,5 km e che sarà dotata di impianti tecnologici e di sicurezza di ultima generazione, oltre a 5 viadotti lunghi complessivamente 1,3 km. I fondi, diciamo, a complemento che hanno consentito di finanziare l'opera sono anche della Regione, 78 milioni di euro su 190, quindi sicuramente la Regione ha dato un contributo importante e soprattutto un contributo nell'accelerare le autorizzazioni. Avere una burocrazia snella che autorizza, che valuta i progetti velocemente, è il modo migliore per avere progetti attuali e non vecchissimi come purtroppo avviene in Italia e poi far partire i cantieri. Tempi di realizzazione sono 1560 giorni, questi ovviamente sono quelli di contratto, puntiamo a ovviamente accelerare nell'interesse dell'impresa e nell'interesse di ANAS. E in Abruzzo c'è stata una particolare concentrazione in ragione del bisogno di queste infrastrutture da completare, perché consentono al PIL di aumentare e di fare ricaduta occupazionale. Teniamo conto che quest'opera nei fatti è un'autostrada senza pedaggi che unisce due mari e consente al distretto industriale di Atessa e dalla Val di Sangro di liberare tutte le sue potenzialità. Noi abbiamo qualcosa come 127.000 imprese, ma la più parte che fa ricchezza sta lì. E ANAS, Regione, Ministero della Coesione, Ministero delle Infrastrutture hanno saputo fare squadra nel mettere risorse, procedure e sollecitudine. Determinerà nuove strategie di sviluppo e io credo che la Regione Abruzzo in questo campo potrà davvero cogliere delle opportunità importantissime, davvero significative, soprattutto perché si andranno a ridisegnare quelle che sono le strategie di collegamento, di grande collegamento, e soprattutto poi si potrà dar corso a tante altre iniziative che atterranno a rapporti interregionali, Abruzzo e Molise. Questa è una strada che davvero unisce le due regioni.